trasformare le emozioni in musica, riuscire a trasmettere delle emozioni come quella di questa giornata in musica? Guardi, la musica è fondamentale, credo, in questi eventi. Abbiamo sentito tante parole importanti, ma credo che alla fine bastava veramente quei pochi attimi di canto, di musica, a raccogliere e a dare un'espressione emotiva ancora più essenziale e forse anche più efficace. Ricordiamo però che la musica può anche far parte degli eventi atroci come lo stesso giorno della memoria, come la stessa Shoah, dove musicisti ebrei hanno dovuto suonare le musiche più importanti della storia per accompagnare i loro fratelli nelle camere gas. Noi abbiamo oggi la fortuna che giovani musicisti con piccolissimi cantori, cantanti, hanno fatto esattamente il contrario, cioè con le stesse note della musica, con brani musicali, hanno celebrato, pur mantenendo il ricordo, però celebrando il futuro e la vita, la felicità della vita. Allora, questa giornata è stata organizzata dai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Arenzano. Quanto è importante che siano proprio i ragazzi a raccogliere il testimone? Ma penso che sia essenziale, perché lo vivono spontaneamente, ecco, con dei loro sentimenti, con un loro pensiero, un approfondimento anche dai lavori che hanno realizzato con gli insegnanti. Ho notato veramente che c'è stato un lavoro a monte di questa cerimonia, che l'ha preparata e l'ha resa veramente più autentica. Quindi, diciamo, riflettere ma trasmettere anche speranza. Sì, cioè la memoria è articolata e significa trasmettere la conoscenza dei fatti, trasmettere dei sentimenti e trasmettere anche sviluppare il desiderio di un impegno responsabile, un impegno civile, una vita, diciamo, aperta al prossimo, non vissuta nell'egoismo. Allora, passiamo con il sindaco dei ragazzi Margaret Bavelloni e l'assessore alla cultura Eleonora Bo. Allora, come è stata organizzata questa bellissima giornata della memoria? Sono stati aiutati dal vice sindaco degli adulti e poi, girando per ogni classe all'interno della nostra scuola, abbiamo raccolto delle domande da fare appunto al rabbino, e comunque abbiamo cercato di coinvolgere tutti i nostri compagni di classe, tutti i nostri amici a venire a questo evento, e grazie con la professoressa di musica abbiamo provato a cantare la canzone Gum Gum e ci sono stati fatti vedere dei video, ci è stato raccontato dalla professoressa di storia la storia della Shoah, la terribile vicenda che è successa. I vostri amici vi hanno aiutato, erano felici di partecipare? Sì, soprattutto quando hanno fatto le domande hanno colto questa occasione molto, con entusiasmo, perché comunque è un argomento che non tutti conoscono e così hanno avuto dei chiarimenti.